Diciamo che questa è l'unica tappa in Abruzzo della cosiddetta Carovana della Salute. Cos'è la Carovana della Salute? È un'iniziativa a livello nazionale fatta dalla nostra federazione, dei pensionati della CISL, in collaborazione con l'IAPB, che è un ente internazionale impegnato per la lotta contro la cecità. E cercando di portare nelle piazze italiane, nelle piazze della città capoluogo, dove è possibile, il concetto della prevenzione, cioè dell'importanza della prevenzione. E questo è lo spirito che ci muove. Nello stesso tempo, poi nel programma, noi abbiamo previsto anche di fare degli screening vari per dare una mano, ma soprattutto, torno a ripetere, per ribadire l'importanza della prevenzione. Devo dire che su questo è stato accolto con molto interesse la Regione Abruzzo con l'Alto Patrocinio, il Comune di Teramo, la ASL, il CSV con il proprio patrocinio, quindi hanno capito qual è l'importanza. Ma soprattutto poi devo spezzare un'arancia a favore della ASL di Teramo, che quando abbiamo prospettato l'idea della partecipazione al progetto non hanno avuto nessun momento di titubanza, anzi, hanno messo in campo un progetto anche loro massiccio, insomma, tant'è che ci fanno diversi screening e un paio di due o tre conferenze, quindi è molto importante. Quali saranno le modalità e dove si potranno recare i cittadini? Allora, la località è Piazza Martiri della Libertà, sabato 14 e domenica 15.